È una legge sbagliata, però loro stanno lì per far applicare la legge. E devo dire che ieri ho visto una grande collaborazione tra questi manifestanti pacifici, donne, bambini, anziani, famiglie, con le forze dell'ordine che anch'esse devono difendere e tutelare il territorio e la sicurezza di tutti. Io adesso faccio un appello a tutti i cittadini di buona volontà. Ogni giorno, lì, pacificamente, andate a stare accanto ai ragazzi dell'associazione dei comitati. Ogni giorno, fate i turni, giorno dopo giorno, da partire da domani mattina, non lasciateli soli. Se noi siamo tanti, allora quest'opera si potrà fermare, perché Emiliano dovrà rispondere a tutto il Salento che si è alzato, a tutti i salentini. Non può dire ancora che non può far nulla, non è vero, non è vero. Lui ha il potere di bloccare quelle eradicazioni e quindi di bloccare la fase zero della costruzione di questo gasdotto e quindi bloccare questa marea di fondi pubblici, di soldi nostri che vanno ad una multinazionale svizzera. E questo è lo scandalo, lo abbiamo sempre detto. Qui c'è D'Alema con De Santis che è il suo braccio finanziario, quante volte lo abbiamo detto, adesso finalmente è arrivato anche l'Espresso, basta, dov'è la rottamazione, dov'è? La facciamo noi, pacificamente, con calma, buoni buoni, a stare lì, una resistenza passiva, ma intelligente, consapevole, responsabile. Il gas non serve a nessuno, ancora oggi sento dire, ma è strategico. Forse il Movimento 5 Stelle non vuole accendere la lampadina. Allora ditelo a questi signori. Ditelo che in Europa ci sono i gasdotti già costruiti che vengono utilizzati per poco più della metà del loro potenziale. A cosa diavolo ce ne serve un altro? I rigassificatori vengono utilizzati al 32%. A cosa ci serve questo gasdotto? Non devono avere paura. Non devono avere paura, qui è tutta gente per bene. Emiliano, la bella nuova, non deve parlare dai giornali, deve venire qui e deve spiegare, perché la rabbia viene quando non ci sono spiegazioni. La rabbia viene quando vieni violentato e non sai il perché. E questo, loro devono venire qui e saranno ascoltati, ma devono dare delle spiegazioni, non a gente che ha l'anello al naso, ma gente che sa bene quanta ricchezza porta il suo territorio, il turismo. Il turismo, signori, fattura più delle assicurazioni, eh? Ragazzi, il turismo sono tanti soldi e qua ce li tolgono. Non è che è una cosa così ideologica il turismo. Qua si parla di PIL, si parla di soldi, si parla di ricchezza, di lavoro e di salute. Io l'ho detto anche domenica scorsa, per l'ennesima volta ho ascoltato un mio amico che è andato a Milano, di nuovo a Milano, per sentirsi dire: ma cosa avete giù nel Salento che vi mandano tutti qua malati a meno di 50 anni? Cos'è? Basta. Voglio anche suggerirvi un'altra cosa, c'è un bellissimo studio, lo trovate su internet, è l'Associazione Italiana Economisti per l'Energia. Non è il Movimento 5 Stelle, è una bella associazione di economisti che dice che da qui al 2030 noi ridurremo i consumi di gas di un ulteriore 45%. Perché? Perché il sistema economico cambia, la tecnologia creerà più efficientamento e si consumerà di meno, e non solo. Perché in Europa noi abbiamo siglato tanti di quegli accordi per consumare meno fossile, e allora io mi chiedo perché quella stessa Europa che sigla questi accordi va a dare i miei soldi, i vostri soldi, per costruire un gasdotto a una multinazionale svizzera che non è neanche europea e si danno i soldi europei. Ma insomma, ci sono tantissime altre cose da dire, però concludo così come vi avevo promesso. Andate accanto ai ragazzi del comitato, delle associazioni, da domani mattina alle 5, fate i turni,
chiedete loro come fare, fate come volete, date le vostre disponibilità, ma dovete esserci tutti, non delegate, non è possibile adesso delegare, serve il numero, servono tanti cittadini, non serve un parlamentare, un consigliere, un sindaco da solo, non bastano più, questi sono violenti, aggressivi, dobbiamo essere tutti uniti, pacificamente non potranno farci nulla, non c'è da avere paura. Mi raccomando, da domani mattina siateci tutti, vi aspettiamo. Grazie. Tutti. Grazie. Ora non so chi deve parlare. Daniela? Perché i cittadini lo sanno che perché non la vogliono, sanno perché vogliono desertificare questa bellissima zona che rende tantissimo. Prima l'ha detto Barbara, l'hanno detto anche gli altri, queste sono zone turistiche, hanno ucciso il comparto agricolo, vogliono uccidere anche il turismo, vogliono uccidere i cittadini di questo Salento. No, non glielo permetteremo mai. Sono 10 giorni che il presidio al cantiere. Sono 10 giorni che andiamo al presidio al cantiere, sono 10 giorni che il nostro cuore sanguina, il nostro cuore, quello di quelle persone che oggi, adesso stanno piangendo in ricordo di tutti quegli ulivi, in ricordo di tutte quelle tradizioni, quelle culture che nel corso del tempo si sono tramandate di padre in figlio. Ci vogliono uccidere la nostra terra, hanno tentato di farlo con la frode della Xylella, hanno desertificato questi territori, vogliono continuare, per questo stringono degli accordi con uno Stato che non rispetta nemmeno i diritti umani, perché lo Stato Azzero con Alfano hanno continuato a distruggere i diritti umani, hanno fatto finta di fare un studio sull'impatto dei diritti umani. Ed il risultato, qual è il risultato? Quello che comunque l'Azerbaigian continua a non rispettarli. D'altra parte Alfano, che si freggia di aver stipulato questo accordo, che si vanta di aver stipulato questo accordo, continua a dire che la TAP è un servizio utile ai cittadini. No, è un servizio utile a loro e a questi politici socialmente inutili. Sono socialmente inutili e devono andare tutti a casa il più presto possibile. Io non voglio togliere altro tempo ai colleghi che vogliono raccontare, dire tutto quello che succede. Voglio però ricordarvi una cosa importante. Ricordatevi che c'è una lista divisa in due parti, quella dei buoni e quella dei cattivi. In quella dei cattivi c'è il caviale di Volonté. C'è Emiliano che non ha fatto nulla per questa terra, che rimprovera il governo di non aver agito. Si è dimenticato forse che lui fa parte di questo governo che rappresenta il Partito Democratico in Puglia? Si è dimenticato di questo? Noi non abbiamo poca memoria, è la memoria che ci mantiene vivi. Loro non lo sanno. Ma noi comunque ci siamo e non molleremo nemmeno di un passo. E un'altra cosa vi voglio dire. Domani mattina, come tutti i giorni, da 10 giorni a questa parte, andiamo al presidio. I ragazzi hanno bisogno del nostro aiuto. Hanno fatto passare il messaggio del terrorismo psicologico, perché hanno detto che il popolo salentino è violento. Come si fa a dire di una decina di bambini che ieri erano davanti ai mezzi? Come si fa a dire a un bambino che è violento? Come si fa? Questa gente si aspetta di trovare gentaglia come loro, pronti ad essere svenduti per pochi centesimi. Non ha capito che il popolo salentino ha alzato la testa da tanto tempo e che non permetterà mai a questi mafiosi, a questi delinquenti, a questi stati, non permetterà mai. Il popolo salentino
Valentino si piega solo per raccogliere le carte da terra e per lasciare l'ambiente libero, non perché si piega a 90 gradi come sono bravi a fare loro. Io vi ringrazio e vi chiedo ancora un'altra cosa: portate tra la gente questo messaggio, ricordate che non è una questione politica, ricordate che è una questione di civiltà e che riguarda ognuno di noi, anche se il terreno è quello del vicino, ma dobbiamo fare in modo che dobbiamo lottare come se fosse il mio, come se fosse il nostro, perché ci tocca tutti da vicino. Ci dicono che il popolo non si muove, non è vero, il popolo è qui, orgogliosamente a testa alta, è qui. E allora io voglio dirvi, concludendo il mio discorso, loro vogliono espiantare 10.000 ulivi, 10.000! Che schifo! E allora noi dobbiamo fare una cosa, voi insieme a me, insieme a noi, dovete prendervi un impegno e espiantare anche loro con la stessa modalità che hanno fatto con questi ulivi! È l'unico modo per mandarli via! Sono incapaci, mafiosi, delinquenti, farabutti! Devono andare via! Grazie. Ci vediamo domani mattina alle 5. Tutti al presidio! Buon pomeriggio a tutti e grazie. Grazie per... Grazie Ale! Occhio il filo per favore. Guarda. Grazie pure a questa maglietta col 15, sono gli ultimi giorni che abbiamo preso di espulsione dalla Camera dei Deputati, perché anche lì facciamo azioni non violente, le abbiamo fatte dal primo giorno, quando siamo saliti sul tetto della Camera per evitare la prima violazione, diciamo la violenza che veniva fatta e intendevano fare sulla Costituzione, vi ricordate quando siamo saliti sopra, che ci dicevano? Eversivi, potenziali stupratori, comunisti, fascisti, bolscevichi, populisti, perché è sempre la stessa accusa. Hanno continuato quando abbiamo manifestato, tentando di bloccare tra l'altro anche le violenze regolamentari che sono state fatte per far passare la ratifica degli accordi sul TAP, e abbiamo preso non so quanti giorni di espulsione. L'abbiamo fatta la settimana scorsa per tentare di far capire a tutti gli italiani la presa in giro rispetto ai vitalizi. Lo facciamo sempre, utilizziamo delle azioni sempre non violente, ma non solo perché siamo non violenti, ma perché la non violenza è più produttiva. Si arriva ad un risultato, forse ci vuole qualche giorno in più, ma ci vuole un risultato. E che questa, qua ci sono tante televisioni, perché vengono, perché abbiamo organizzato questa manifestazione, ottimo. Queste televisioni devono dire dovunque che questo popolo è un popolo non violento, perché ci sono bambini sulle spalle dei genitori, bambini che vogliono continuare a crescere, stare qui, non andarsene, non Nord Italia, altri paesi, perché ogni anno scappano dall'Italia 120-130.000 persone e non vanno più a Londra, Parigi, New York, magari se ne vanno a lavorare in India. È cambiato tutto e questo paese ha tutto, e gli stessi che ci hanno messo in queste situazioni oggi ci dicono come uscirne. Se ne esce con il ponte sullo stretto, se ne esce con delle belle Olimpiadi a Roma che senz'altro porteranno sviluppo, se ne esce con un gasdotto quando sta crollando il consumo di gas, se ne esce con delle grandi opere quando il futuro è la piccola e media impresa, le start-up dei giovani, il turismo, l'enogastronomia, la cultura e il reddito di cittadinanza. E il reddito di cittadinanza, perché non ci sarà mai un paese veramente libero se ci saranno cittadini così poveri da vendersi il voto e altri così ricchi da comprarsi il voto altrui. Questo! E il voto di scambio è una merda, e c'è qui, e c'è a Roma, e c'è in Lombardia, e c'è in tutta Italia. E ci sarà qualche cittadino che ci spera che arriverà un posto di lavoro grazie a quest'opera, perché gliel'ha promesso. E più si alzerà la vostra protesta non violenta e più vi faranno un'offerta. Ricordate che arriverà qualcuno con un'offerta.
magari lo sappiamo, già arriveranno, poi qua costruiamo un centro, qui daremo lavoro a qualcuno, qui possiamo dare un indennizzo maggiore, arriveranno e proveranno a comprarvi, come? Con qualche bonus. Ricordatevi che è sventurato il paese che sostituisce i diritti con i bonus, il diritto all'ambiente, alla salute, al lavoro, il diritto a vivere nella propria terra in cambio di un bonus. È la loro politica, ogni qualvolta ci tolgono un diritto arrivano e ci danno un bonus, tutti concentri in quel bonus che dura poco tempo e nel frattempo ti hanno fottuto in diritto. Avviene normalmente bonus studenti, ti ci compri 500 euro qualcosa, è sempre più difficile studiare e le università costano troppo e i cittadini e i giovani abbandonano gli studi. Bonus salute, magari bonus pepe perché ti va dato qualche quattrino, ma gli asili nido non ci stanno, per una ragazza è impossibile portare avanti una gravidanza, difficilissimo costruire una famiglia, mettere in piedi una casa, difficilissimo, perché le banche, se sei un amico dell'amico, il prestito te lo danno, altrimenti non te lo danno, però ti danno il bonus bebè, bonus 80 euro mentre ti fottono il lavoro, e quei soldi sono sempre i nostri, che te li danno prima di una campagna elettorale, poi vincono le elezioni anche purtroppo con quel bonus, salvo poi toglierteli il giorno dopo. È sempre così. Bonus! E lo faranno anche con il TAP, più monterà questa manifestazione, questa protesta straordinaria e grazie, non violente, più alzeranno le offerte, perché non possono permettersi di perdere quei 2 miliardi di euro che provengono dalle tasse di tutti i cittadini europei e finiranno in una multinazionale senza alcun tipo di controllo. L'altra accusa. Qua ci stanno televisioni, no? Perché gli esponenti del Partito Democratico dicono il Movimento 5 Stelle si oppone al TAP perché sono amici di Putin, sono pagati da Putin. Qua tutti pagati da Putin, immagino, tutte persone pagate da Putin. Ma vi rendete conto? E dato che si supportano delle battaglie giuste, dobbiamo essere denigrati in questo modo, costantemente. Ma tanto più ci infangano, più cresciamo e prima o poi in questo paese si tornerà a votare. Prima o poi. E con il governo del Movimento 5 Stelle quest'opera la blocchiamo in 2 settimane, in 2 settimane. E ve l'abbiamo dimostrato a Roma. Perché le pressioni a Roma, da Caltagirone, dai costruttori, da quegli stessi gruppi di potere che hanno comandato in capitale per 30 anni, ce l'abbiamo avuta solo Olimpiadi. Virginia Raggi l'hanno massacrata, perché? Perché ha detto no alle Olimpiadi del cemento. E la stessa identica forza che abbiamo dimostrato lì, la dimostreremo qui in Salento come governo del paese. E ha ragione Barbara, ha ragione Daniela Su Emiliano. Occhio, non esiste il PD buono e il PD cattivo. Giocano come i poliziotti nei film americani, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, c'è Renzi che fa la parte del pidino di destra e Emiliano del pidino grillino, parla di reddito di cittadinanza, di piattaforma online per far votare le persone, di partecipazioni, sono contro il TAP, sono loro il sistema di potere, Emiliano al governo, Emiliano si candida come segretario del Partito Democratico, sono loro, non esiste un PD buono e un PD cattivo, se sei del PD sei parte del PD e sei parte di un sistema pericoloso che ha impoverito questo paese. E ve lo dice uno che votava il PD, ma li ho visti in faccia e sono più ipocriti di quelli del centrodestra, che almeno sai come sono, te lo dicono, io sono per questo, sono per i fossili, non voglio una legge anticorruzione, non voglio il conflitto di interessi, non mi interessa nulla, non mi interessa il reddito di cittadinanza, voglio semplicemente eliminare lo Stato sociale, magari provando a abbassare qualche tassa e non ci sono mai riusciti, perché in questo paese fatta la rovescia, è Berlusconi con il centrodestra che ha creato Equitalia e il centrosinistra che ha abolito l'articolo 18, è incredibile, ma almeno quelli del centrodestra sai come sono, non vengono magari al presidio, qualcuno del PD locale ti dice io sto dalla parte vostra, compagno io sto come te, per carità oggi non siamo d'accordo su tutto, ma noi proveniamo dallo stesso territorio, le stesse radici. L'ipocrisia è peggiore del malaffare, perché prendono in giro il cittadino e c'è gente che li continua a votare e dice a me non mi piace Renzi, però Emiliano si sta dimostrando diverso. No, se sei del PD sei parte del PD e prima o poi torneremo a votare. Ci serve tempo e se voi non mollate vi stiamo supportando, se continuate, e ha ragione Barbara, sempre anche Daniele.
Qua siamo tanti oggi, tanti. E altra cosa, violenza. Ma si è mai visto una manifestazione senza una barriera, senza un'intermediazione sulla panchina? Con poliziotti e carabinieri, sono quattro poliziotti, quattro carabinieri, e li ringraziamo, che stanno in fondo, tranquilli, con le mani in tasca, perché non c'è nessun problema, c'è solo un popolo che alza la testa, che ha deciso di essere sovrano. Non ci siamo fermati mai, stasera stiamo a Polignano a parlare di Banco Grazia e di Reddito di Cittadinanza, non ci siamo fermati mai. E se continuiamo in questo modo, se non molliamo, se continuiamo a girare l'Italia tutti i fine settimana, se continuiamo a non leggere certi articoli infamanti, se continuiamo a fare controinformazione come stiamo facendo oggi con questi cellulari per sconfiggere l'intermediazione del sistema mediatico, perché quello che fa un popolo sovrano, è distruggere l'intermediazione. Noi vogliamo uno Stato sovrano dal punto di vista energetico, e non si diventa sovrani con un altro gasdotto, sovrano dal punto di vista dell'informazione. Non vogliamo dipendere da grandi editori, dai Berlusconi, dai Caltagirone, dai De Benedetti, da Mediobanca che sta dentro il Corriere della Sera, perché i grandi quotidiani non hanno parlato di TAP in questi anni. Perché? Perché il sistema finanziario, lo stesso con il project financing immischiato con il TAP, con queste multinazionali, sta dentro i consigli di amministrazione dei principali giornali. Perché il Corriere della Sera appartiene in parte a Mediobanca. Perché De Benedetti ha preso i soldi con Sorgenia da MPS. È tutto quello. Un tempo il nemico principale era la partitocrazia, il governo dei partiti, lo diceva Berlinguer, i partiti si sono infilati dovunque. Oggi è il sistema finanziario, il capitalismo finanziario, che impone di fatto opere inutili come il TAP sulla pelle e sulle spalle dei cittadini che abitano questi luoghi. E lo diciamo da 4 anni, non abbiamo mai mollato e non molleremo mai, e più ci infangano più significa che hanno paura, più ci infangano più significa che hanno paura. Provano a spaventare i cittadini. E voi tanti, che qui c'è gente legittimamente che non è del 5 Stelle, nulla votate, non ce ne frega nulla. Siete un esempio perché siete in piazza di domenica, avete alzato la testa e siete un esempio, non ce ne frega niente del voto. Ci frega vedere popoli che finalmente scendono in piazza e che protestano su come sono stati trattati nelle zone terremotate. Altre poi le popolazioni Notav, altra opera inutile in Piemonte, la popolazione salentina Notav. Siamo tutti sulla stessa barca, siamo cittadini italiani, non elettori. Siamo cittadini italiani, non elettori. E siete un esempio, e quello che possiamo fare, noi ci siamo qui, vi supportiamo, proviamo ad accendere sempre più attenzione. Poi ognuno deve chiamare 2 o 3 amici e domani dovete stare al presidio in maniera perfetta, intelligente, non dovete sbagliare neanche una parola perché si attaccheranno a tutto, non dite neanche cazzo ma solo per dindirindina, mi raccomando. Precisi, mettetevi una cravatta se necessario, ma non credete mai che sedersi davanti a un camion per evitare un'opera scellerata sia un atto eversivo, perché chi dice che protestare in questo modo, sedendosi davanti a un camion, sia un atto eversivo è lo stesso che in maniera eversiva qualche giorno fa ha salvato un condannato in Parlamento come Minzolini. Sono loro gli eversivi. Grazie a tutti, io vado a Polignano, qua c'è Diego De Lorenzis, c'è Maurizio Buccarella, ci sono altri portavoci, siamo tutti quanti assieme e come voi non molleremo mai. Viva il Salento, grazie a tutti. Qui le bambine, le ragazzine, non per dire no in maniera pregiudiziale ideologica al gasdotto. Io sono di Lecce e sapevo i motivi per cui dire no al gasdotto, ma i miei colleghi al Parlamento, nella Commissione Energia, nella Commissione Ambiente, sono giunti alle stesse conclusioni senza che io dicessi una parola. E sapete perché? Perché studiamo, ci andiamo a documentare, e allora quando fai un'analisi costi-benefici vedi che per gli italiani questo gasdotto è inutile perché non rientra in una strategia energetica nazionale. Noi, se andate a vedere il programma energetico del Movimento 5 Stelle,
abbiamo l'uscita dalle fonti fossili al 2050 e il gas ci serve per un periodo di transizione. Ma se ci serve per un periodo di transizione vuol dire che devi capire come lo devi usare, vuol dire che le fonti rinnovabili, l'eolico, il fotovoltaico e l'idroelettrico, che sono non programmabili perché non le puoi prevedere, sono quindi discontinue perché non hanno una produzione continua. Allora quelle fonti, finché non diventeranno utili per le 24 ore, finché non ci saranno sistemi di accumulo, avremo bisogno del gas per sostituire quello che oggi viene fatto con le centrali a carbone e con le centrali a olio combustibile. Ma questo gas è superfluo, perché come ha detto Barbara, i gasdotti oggi presenti in Europa sono di gran lunga sovradimensionati al fabbisogno che ne abbiamo. Quindi un governo che non investe in ricerca, che non investe nelle fonti rinnovabili, non è credibile e vuole speculare, vuole far fare il favore a qualcuno, a qualche amico che poi gli finanzia la campagna elettorale. E allora queste persone, l'unico modo che noi abbiamo avuto sempre per bloccarli è la sollevazione popolare. La Costituzione noi non l'abbiamo salvata perché noi abbiamo occupato i banchi del governo. Il TAP non si fermerà perché oggi Alessandro Di Battista è venuto qui e lo ringrazio, ma noi siamo uno strumento. L'unico motivo che noi abbiamo per far sì che i governanti ragionino e abbiano paura, abbiano un pochino di coscienza e far capire che noi non siamo sudditi e siamo cittadini di una Repubblica. La Repubblica vuol dire che la cosa comune la gestiamo insieme e che le scelte devono essere fatte con la popolazione, non sopra la popolazione. Io ho 37 anni, non sono mai stato, non ho mai avuto una nota di demerito, né alle scuole dell'obbligo né in tutto il mio percorso scolastico e professionale, e anche i miei compagni sono tutte persone molto ligie al dovere. Ma se un organo ci sospende, ci dà una condanna di sospensione dei lavori dell'aula parlamentare dove noi rappresentiamo gli italiani per un mese, che sono 6 settimane di lavoro in Parlamento, qualcosa non funziona. È una medaglia! Sono ovviamente delle medaglie al valore, ma vuol dire che il sistema è completamente ribaltato, perché chi difende i cittadini viene sospeso dalla propria rappresentanza in Parlamento. E allora qui non c'è il Movimento 5 Stelle, come diceva Alessandro, qui ci sono cittadini, ci sono consiglieri regionali, sindaci, enti locali che si oppongono. E allora, giustamente è stato detto molto su Emiliano, io voglio dire anche qualche parola su quegli amministratori locali che si sono detti a favore del TAP. Bene, quegli amministratori locali sono scesi a compromessi, ai peggiori compromessi, perché hanno accettato le compensazioni e quindi si sono fatti comprare. E quei soldi li hanno già spesi. E chi oggi, te lo dico io, quelle persone, quegli amministratori locali purtroppo non si rendono conto che sono una rotella di un meccanismo più grande di loro, perché il Partito Democratico, prima con i decreti e con i provvedimenti che fa in Parlamento, affama gli enti locali e li costringe a fare l'elemosina alle multinazionali, e quindi sono sempre la stessa cosa, sono sempre parte dello stesso sistema. E non è possibile continuare ad abbassare la testa. Abbiamo bisogno di persone che siano libere, libere dalla possibilità di condizionamento, da poter dire finalmente che la Repubblica Italiana ha degli amministratori autonomi e indipendenti dalle multinazionali. Allora, quello che io mi auguro domani è che se noi qui in piazza siamo 500, domani ognuno di noi rinuncia forse a mezza giornata di lavoro, rinunciamo a qualcosa di nostro, ma portiamo altre 4 persone con noi e domani siamo 2000, e con 2000 persone
con 2000 persone non si muoverà una foglia. E voglio anche dirvi una cosa: quella che si sta combattendo oggi con gli Ulivi non è la battaglia finale, è una battaglia di una guerra molto più lunga. Vi ricordo che quello che sta succedendo oggi è un espianto inutile, non solo perché queste persone stanno in maniera arrogante togliendo le competenze alla regione, perché la regione è l'unico ente titolato a dire se ci sono le autorizzazioni oppure no. Ma quando loro hanno fatto dei nuovi rilievi, hanno visto che il gasdotto sottoterra non può essere posato perché non c'è la roccia. E lo sapevano i cittadini del posto che qui ci sono soltanto delle paludi, lo sapevano tutti che qui c'era soltanto sabbia e acqua. E guarda caso hanno trovato a mare un habitat che doveva essere tutelato. Allora devono fare delle varianti al progetto, e queste varianti non si sa se devono essere assoggettate alla valutazione di impatto ambientale, che vuol dire altri 6 mesi di ulteriori autorizzazioni. E allora la domanda è: se loro hanno il tempo di espiantare gli alberi fino al 30 aprile, perché fare tutto fino alle 9 di sera, quando le persone non hanno la possibilità? Perché non farlo anche sabato e domenica, quando le persone invece hanno la possibilità di venire a manifestare il proprio dissenso? Allora stanno facendo tutto questo quando c'è meno attenzione, perché ovviamente a loro conviene non avere un'attenzione mediatica. E quando c'è stata, perché c'è stata un'opposizione, ci hanno provato a dipingere come violenti, hanno provocato sperando che scoppiasse il putiferio. E allora bisogna essere molto attenti, bisogna essere con i nervi saldi, come diceva Alessandro, senza scomporsi, con una resistenza pacifica, perché aspettano soltanto un piccolo evento per dipingerci tutti come dei violenti. E allora quest'opera non solo è inutile dal punto di vista energetico, non solo è inutile perché non ci sono le autorizzazioni, non solo è inutile perché eventualmente quando avranno finito il cantiere si dovrà fermare perché non si sa come procedere, ma è inutile perché il popolo, non solo della Puglia, ma italiano, perché abbiamo manifestazioni di solidarietà da tutta Italia, sta dicendo no a quest'opera. I turisti europei. Ci vediamo a Polignano alle 17:30. Grazie a tutti. Dai, coraggio.